Vediamo i titoli del nostro telegiornale Occhi alla Notizia. Il maltempo si abbatte sulle Marche, oltre 30 gli interventi dei vigili del fuoco nella provincia pesarese. Il vento abbatte diversi alberi, tra cui una grossa quercia in zona ex zuccherificio. Coronavirus, altri 7 decessi nelle ultime 24 ore, in aumento i ricoveri dei degenti in terapia intensiva. Oltre 500 i positivi, un centinaio a Pesaro Urbino. La regione presenta il pacchetto Covid per aiutare le imprese, mentre a Fano il comune stanzia 300.000 euro per sostenere le persone in difficoltà. Dalla prossima settimana al via la spesa a domicilio per chi è solo e in quarantena. Parte da Fano la proposta di istituire una giornata regionale in memoria della strage di Corinaldo. Ecco il manifesto e il codice dell'intrattenimento per le iniziative in tutta sicurezza. Troppi tir nel centro abitato di Bellocchi. Dopo l'appello di un residente risponde l'assessore Fabiola Tonelli. Interverremo entro il prossimo anno con la nuova segnaletica e la riduzione della velocità. Parte la campagna Acquistiamo Locale a sostegno delle imprese. La Confartigianato lancia il 19° Ciocco Marche con un'edizione che si rinnova e diventa digitale. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con il maltempo che sta investendo la nostra regione. A Fano le forti raffiche di vento hanno divelto diversi alberi, tra cui una grossa quercia in zona ex zuccherificio. Una perturbazione di origine atlantica ha raggiunto l'Italia portando piogge e venti forti sulle regioni del centro-sud. Il Dipartimento della Protezione Civile aveva emesso un'allerta meteo anche per le Marche, colpita oggi dall'ondata di maltempo. A Fano le raffiche di vento che hanno superato i 41 km orari hanno abbattuto diversi alberi, tra cui una quercia in via del Ponte nella zona dell'ex zuccherificio. Durante una diretta sulla pagina Facebook Occhio alla Notizia, questa mattina vi abbiamo mostrato le operazioni eseguite per rimuovere la pianta. Non si registrano feriti, ma la caduta dell'arbusto ha provocato danni all'insegna di un negozio di arredamento. Sul posto i carabinieri e i tecnici di ASET SPA che prima hanno messo in sicurezza l'area e poi hanno provveduto alla rimozione. A dare l'allarme intorno alle 9.30 era stato un ragazzo che stava lavorando all'interno di una delle attività che si affaccia su questo parcheggio denominato delle querce. Assessore, si tratta di un'area pubblica o privata? È un'area pubblica gestita dal comune di Fano e in particolare da ASET SPA, a cui abbiamo dato la gestione del verde pubblico, quindi è intervenuta questa mattina ASET SPA a rimuovere la pianta e non è successo niente, quindi va bene così. In ogni caso è giusto comunicare che il comune di Fano per danni a cose e persone in questi casi appunto è tutelata dalla copertura assicurativa. Disagi anche se lievi in Viale Kennedy, dove una pianta è caduta danneggiando la parte anteriore di un'auto parcheggiata, una Hyundai i20. Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco e una pattuglia dei vigili urbani che hanno chiuso la strada al traffico per circa 2 ore. La circolazione è stata ripristinata intorno a mezzogiorno dopo l'intervento degli operai di Enel Green Power, azienda responsabile anche delle sponde del canale Albani in cui si trovavano le radici della pianta. In giornata i pompieri hanno eseguito una trentina di interventi in tutta la provincia per finestre pericolanti, come successo in via Roma Fano, e per rimuovere piante e rami dalla sede stradale, come sul lungomare di Pesaro e nella frazione di Cattabrighe. In viale Trieste, invece, intorno alle 12 i vigili del fuoco hanno spento un incendio divampato in un chiosco che in estate somministra alimenti e bevande. L'umidità e le infiltrazioni di acqua hanno provocato un cortocircuito, ma grazie al tempestivo intervento dei pompieri il rogo è stato circoscritto, limitando i danni all'impianto elettrico e ad alcuni mobili. Sempre attivi i reporter di strada di Fano TV che alla nostra redazione hanno inviato video e foto come queste, scattate di fronte a Viale Ruggeri, dove è stata immortalata quella che hanno definito una coperta di schiuma. E anche gli amanti del surf non si sono voluti perdere questo insolito spettacolo, un fenomeno naturale prodotto dal vento e dall'energia delle onde durante la mareggiata.
E adesso vi mostriamo una segnalazione che ci arriva da Fenile di Fano, dove una donna denuncia la pericolosità di una quercia che però a quanto pare non può essere potata. Sentite. In via del Colle, zona Fenile, c'è questa quercia di fronte, di fianco al mio appartamento. Guardate quanto è alta. Faccio vedere da dove nasce. C'è un appartamento di sotto. Ai proprietari di questo appartamento è stato detto che la quercia si può potare a gennaio. Si può parlare a gennaio. A gennaio fa in tempo anche a cadere con una bella ventata, perché secondo me è pericolosissima questa pianta. Almeno a potarla sotto il tetto. Aspettare cosa? Che succede come stamattina a Via del Ponte? Aspettare sempre il peggio. Questa è la mia testimonianza. E adesso passiamo agli aggiornamenti sul coronavirus. Nelle Marche sono 7 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. Si tratta di 4 uomini e 3 donne di età compresa tra i 70 e i 94 anni. A Pesaro è deceduto un 76enne residente a Gabicemare. Il Servizio Sanità della Regione fa sapere che le persone risultate positive nell'ultima giornata sono 512. Il 29,68% di oltre 1600 tamponi nel percorso nuove diagnosi. La provincia con più casi è Macerata 158, seguono Ancona con 145, Pesaro Urbino 113, Ascoli Piceno 47, Fermo 46 e poi 3 i contagi da fuori regione. I soggetti sintomatici invece sono 77. Negli ospedali delle Marche ci sono 19 ricoveri in più rispetto a ieri per un totale di 623. I degenti in terapia intensiva passano da 78 a 81, mentre quelli in semi-intensiva da 139 a 137, dunque meno 2 rispetto a ieri. E la pandemia continua purtroppo a mettere in difficoltà sempre più famiglie, per questo il Comune di Fano ha deciso di mettere a bilancio altri 300.000 euro al via anche le consegne a domicilio per chi è solo e in quarantena. L'amministrazione comunale di Fano continua a fronteggiare l'emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio non solo le attività ma anche tante famiglie. Così ieri è stata approvata una variazione di bilancio di 300.000 euro da destinare alle persone in difficoltà economica. Voglio sottolineare che lo facciamo con le nostre risorse. Non abbiamo avuto aiuti né da enti superiori come è avvenuto in altre realtà. Come sempre Fano si fa carico con le sue capacità, facendo degli sforzi, magari privandosi di altre cose, ma guardando sempre chi rischia di rimanere indietro. È uno sforzo importante, ma lo abbiamo fatto con determinazione. Voglio aggiungere anche e ringraziare sia l'assessore Tinti e tutta la struttura, che questi aiuti li daremo fra l'altro direttamente attraverso la tessera sanitaria. E ci tengo a sottolinearlo perché è un bel modo, si semplifica, si evitano file e si evitano l'utilizzo di persone, di volontari che devono andare nelle case a portare i buoni, ma soprattutto si rispetta anche la dignità delle persone senza fare enfatizzare, farsi vedere. E quindi è una bella cosa. Nelle Marche siamo gli unici a fare questa operazione, quindi è una dimostrazione anche di capacità e di efficienza. Questi fondi vanno ad aggiungersi ai 30.000 euro del progetto Passamano, finanziato mediante il bando Povertà dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Con i 30.000 del progetto Passamano andremo a dare un sostegno alle famiglie che sono già in carico ai servizi sociali, insieme a quelle che conosciamo tramite la Caritas. E con gli altri 300.000 invece faremo un bando i cui criteri poi andranno definiti nei prossimi giorni con i sindacati, quindi criteri e modalità. Inoltre ci sono novità per le persone sole che si trovano in quarantena. Durante una riunione del COC, il centro operativo comunale alla quale ha preso parte l'assessore competente Cristian Fanesi, è stato deciso di ripristinare il servizio denominato Manteniamo il Contatto. L'iniziativa prevede la collaborazione dei servizi sociali, della protezione civile e di altre associazioni di volontariato. Coloro che non hanno la possibilità di muoversi, perché debbono appunto stare in isolamento, ma non hanno neanche una rete parentale, una rete di amici che li può supportare, e noi con le telefonate che ci arriveranno a dei numeri prestabiliti, risponderanno degli operatori dei servizi sociali, poi ci sarà una valutazione da parte di un assistente sociale per valutare la singola situazione e poi
verranno attivati appunto i volontari della Protezione Civile o delle altre associazioni coordinate sempre dal Cibi Club Mattei della Protezione Civile per la consegna a domicilio, sempre per quelle persone in quarantena sole, dei beni di prima necessità, quindi generi alimentari o medicinali. Il governatore delle Marche Francesco Acquaroli e il vicepresidente Mirko Carloni hanno presentato il pacchetto Covid. Si tratta di interventi che andranno a sostenere le imprese chiuse dagli ultimi decreti, ma anche a favorire la ripresa dell'attività produttiva in condizioni di sicurezza e migliore competitività. Sentiamo. Un'iniziativa molto importante che abbiamo presentato oggi alle associazioni di categoria. Sono divisa in tre parti questo intervento economico. La prima, abbiamo deciso di fare scorrere tutte le graduatorie che sono vincolate ai fondi europei per poter finanziare dei progetti di coinvestimento con le imprese in modo da poter valorizzare con le risorse pubbliche gli investimenti privati per circa 7 milioni di euro. Poi abbiamo previsto una modifica alla legge 13 per affrontare la nuova crisi causata dal nuovo DPCM, quindi metteremo a disposizione 3 milioni di euro in conto interessi per le imprese che vogliono prendere 10.000 euro senza pagare costi e potranno restituirli a partire dal dodicesimo mese. La terza è una iniziativa a fondo perduto dove abbiamo messo insieme gli avanzi delle attività produttive con un piccolo contributo ulteriore, mettendo insieme 7 milioni a fondo perduto per chi vuole fare piccoli investimenti per le microimprese. Quindi con questa manovra circa 17 milioni pensiamo di mettere a valore un investimento e credito anche privato con una leva finanziaria di circa 90 milioni, che è una prima risposta a esercizio finanziario praticamente chiuso e che è quello che abbiamo potuto trovare dopo l'assestamento di bilancio e prima di fare la nuova pianificazione finanziaria. Oggi insieme al presidente Acquaroli l'abbiamo presentato per dare una piccola e prima risposta alle attività produttive che hanno voglia di resistere e di guardare avanti oltre la crisi. E parte da Fano la proposta di istituire una giornata regionale del divertimento in sicurezza da svolgersi ogni 8 dicembre in memoria della tragedia di Corinaldo in cui persero la vita 5 minorenni e una giovane mamma. Il servizio di Letizia Marchionni. L'8 dicembre come giornata regionale del divertimento in sicurezza. È la proposta fatta alla Regione Marche da parte del Comune di Fano ed il cui obiettivo è quello di commemorare i fatti accaduti l'8 dicembre 2018 alla discoteca Lanterna Azzurra. Un percorso condiviso con la Polizia Locale e con l'Associazione Cogeu, composta dai genitori che si sono riuniti all'indomani della tragedia di Corinaldo, dove persero la vita 5 ragazzi minorenni ed una giovane madre. Abbiamo raccolto come Comune di Fano la loro richiesta di dare dignità e anche di coinvolgere le istituzioni sui fatti che non debbono essere dimenticati, che hanno coinvolto pesantemente anche il nostro comune e che debbono servire da monito per azioni future che devono essere messe in campo per la sicurezza e il divertimento dei più giovani. Un'opportunità per le istituzioni in occasione dell'8 dicembre, nel caso la proposta dovesse passare, di approfondire la tematica della sicurezza dei giovani, permettendo un divertimento più sicuro per scongiurare il ripetersi di simili tragedie. Il sindaco si è preso diciamo, la responsabilità di condividere questo atto di indirizzo anche con altre amministrazioni, altri comuni che possono con noi condividere questa richiesta e rendere ancora più forte e condivisa la richiesta alla Regione Marche, comuni che hanno condiviso con noi anche il dolore e il lutto. E torniamo a parlare della viabilità a Bellocchi di Fano, perché oggi l'assessore Fabiola Tonelli ha risposto a un residente che proprio su Fano TV aveva chiesto provvedimenti per evitare il passaggio di tir nel centro abitato. Tutti i dettagli nel servizio di Filippo Pucci. Mezzi di trasporto bloccati da un sottopasso troppo piccolo e circolazione di camion in un quartiere abitato. Sono le segnalazioni di alcuni residenti di Bellocchi di Fano che ad ogni passaggio di grossi tir si trovano ad assistere a veri e propri disagi come manovre pericolose in retromarcia nel tratto della rotatoria di via Settima Strada con danni strutturali a segnaletiche ed anche alle abitazioni.
Oggi a rispondere ai residenti è l'assessore ai lavori pubblici Fabiola Tonelli, che sottolinea che il tratto interessato è di proprietà della provincia, ma visto il ripetersi del disagio, il comune ha già trovato una prima soluzione ad un progetto più ampio. Possiamo dirgli che nel più breve tempo possibile metteremo i divieti di transito dove servono e potenzieremo quelli che già ci sono, perché in alcune zone già ci sono, però evidentemente non vengono rispettati, quindi cercheremo di potenziare un po' e riorganizzare queste strade dove i camion non dovrebbero passare, per cercarli di convogliarli nelle strade principali, insomma, come dovrebbe essere, non in queste stradine, insomma, del quartiere di Bellocchi, le strade frequentate dai residenti. Poi posso anticipare che stiamo lavorando su dei progetti di viabilità che riguardano anche questa zona, la rotatoria in particolare di via Prima Strada, dove c'è la croce, diciamo, chiamiamola così, per poter ridare un attimo, ricomporla un attimo e cercare di migliorare anche la situazione di quella rotatoria, rifacendo la segnaletica, riposizionando i parapedonali e dandogli un attimo di più decoro, diciamo così, anche davanti il bar dove spesso lamentano anche la velocità. Si faranno dei piccoli interventi dove poter ridurre la velocità. Questo però non sarà immediato, ma nell'arco del prossimo anno cercheremo di non far passare troppo tempo, però di risolvere questi problemi. Inizierà lunedì mattina il trasferimento di 53 dipendenti della provincia di Pesaro Urbino dalla sede in cui sono stati riscontrati i problemi statici alla palazzina, dove si trovano gli uffici tecnici dell'ente, in Viale Gramsci a Pesaro. Sempre la prossima settimana l'Orchestra Sinfonica Rossini dovrà liberare i due locali che aveva a disposizione all'interno dell'edificio per lasciare spazio ai dipendenti dell'amministrazione provinciale rimasti senza sede. Un'altra azione concreta a sostegno delle imprese del territorio è l'obiettivo della Confartigianato con la campagna Acquistiamo Locale, che comprende anche il lancio di Ciocomarche, l'evento che quest'anno per la sua 19ª edizione diventa digitale. Promuovere l'acquisto dei prodotti locali anche tramite la vendita online, sostenendo le piccole e medie imprese del territorio. È questo l'obiettivo principale della campagna di Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino, che ricomprende anche il lancio della storica manifestazione Ciocomarche, che giunge alla sua 19ª edizione e che quest'anno si rinnova diventando digitale. Confartigianato non si tira mai indietro quando si tratta di promuovere le specificità del nostro territorio e del nostro paese, spiega il presidente Graziano Sabatini, soprattutto in un periodo storico complicato come quello che stiamo vivendo. Abbiamo presentato produttori che sono un'eccellenza veramente per il nostro territorio, piccoli produttori che, come abbiamo visto prima nel collegamento che abbiamo fatto, sono anche in questo periodo che si sta vendendo veramente poco, sono comunque tutti in abito da lavoro, a cercare di fare ricerca, a cercare di fare innovazione, cercare di proporre qualcosa di nuovo. E questo è quello che fanno continuamente le piccole imprese. E noi dobbiamo, per quanto riguarda la nostra associazione, naturalmente promuovere questa grande capacità che hanno le piccole imprese e dobbiamo fare in modo naturalmente di supportarle in questo. Ecco, l'iniziativa Ciocomarche non poteva mancare quest'anno. A sostegno delle imprese è stato lanciato anche l'hashtag Acquistiamo Locale, accompagnato da un'immagine coordinata, un logo per l'iniziativa, in cui le marche campeggiano colorate di verde in simbolo di speranza al centro di un cuore in cui sono presenti le icone dei mestieri che Confartigianato rappresenta. Presenteremo un brand Acquistiamo Locale, una campagna di comunicazione nel favorire l'acquisto verso le micro e piccole imprese, un patto sociale con i cittadini per salvaguardare il nostro territorio. Una nuova veste di Ciocomarche che partirà il 20 novembre e durerà fino al 18 di dicembre, con i 7 cioccolatieri marchigiani che saranno i protagonisti indiscussi di questa edizione. Ciascuno di loro presenterà prodotti rigorosamente artigianali e legati al nostro territorio, acquistabili sul sito www.laviamaestra.com per permettere agli spettatori di gustare i prodotti direttamente a casa. Racconteremo attraverso i nostri canali sia offline sia online, quindi canali Instagram, Facebook e i nostri siti,
le storie di questi cioccolatieri, cercando di far vivere digitalmente un'esperienza di gusto a tutti gli utenti che navigheranno appunto sui nostri canali di comunicazione. Sit-in domani a Muraglia di Pesaro, dove dalle ore 15 si terrà il primo presidio contro la decisione della regione di stoppare il progetto degli ospedali nuovi marchigiani. Non si possono bloccare 250 milioni di euro di investimenti pronti e subito spendibili sulla sanità pubblica, ribadisce Matteo Ricci. Il diritto alla salute passa anche attraverso costruzioni innovative. Insieme al sindaco di Pesaro saranno presenti il presidente della provincia Paolini, il primo cittadino di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e l'assessore ai servizi sociali di Fano Dimitri Tinti. Il presidio si potrà seguire in diretta nella nostra pagina Facebook Occhio alla Notizia. E il sindaco di Vallefoglia lunedì sera sarà nei nostri studi per una nuova puntata di Primo Cittadino. Chiudiamo facendo le congratulazioni alla fanese Maurizia Tonucci, che questa mattina ha conseguito la terza laurea sostenendo la tesi online. Maurizia, che ha ottenuto un bel 108, da oggi anche psicoterapeuta. Congratulazioni da tutto lo staff di Fano TV e in particolare dalla zia Oriana. Tra poco andrà in onda una nuova puntata di Casa Fiorenzo e poi uno speciale dedicato a Choco Marche, l'evento di cui avete visto poco fa un servizio. Vi ricordo il numero di telefono per le vostre segnalazioni, 338-4968-250. Davvero sempre fondamentali per la nostra redazione. Grazie per averci seguito, arrivederci a domani.